ci senti? Io mi sento perfettamente, voi mi sentite? Ti sentiamo. Perfetto. Allora? Che succede? Allora, stiamo lavorando, noi siamo quelli costretti a raccogliere le firme, quindi vabbè, per forza, come gli altri, ma io non ho capito. Come gli altri, sono noi tre, siamo tre partiti. Nel Lazio appoggiate Pirozzi, non ho capito. Nel Lazio sì, abbiamo le candidature all'interno della lista civica di Pirozzi. Io voglio capire una cosa da te. Tu sei ancora convinto che non bisogna legalizzare questa prostituzione, che è uno dei cavalli di battaglia di Salvini? Sei convintissimo? Sono totalmente convinto che legalizzare la prostituzione è legalizzare la schiavitù e l'offesa più grave nel confronto del corpo della donna. Quindi sono assolutamente convinto che la prostituzione non va legalizzata e si batte perché va battuta attaccando la clientela. Quindi questo, cioè, è punire i clienti anche di più di quello che viene fatto adesso? Cioè, tu che multa? Di più. Cioè, tipo, non che cosa problema, faresti tu? Cosa non faresti? È della multa. No, ma cosa faresti di più? Tu hai detto di più. Una busta arancione a casa che arriva molto netta, molto chiara, inequivocabile per uno che è andato a prostituta, è consegnata dal postino e che rende evidente il tipo di. Cioè, diciamo, con un colore particolare anche, no? Esatto. Esattamente, quello indubbiamente evidente che rende. Sei evidente un puttaniere sopra, magari con la scritta. Comunque, basta il colore, si capisce in automatico. Si capisce. Vedrete che si contrae immediatamente il consumo di prostituzione sulle strade. E anche multe più pesanti? Ma basta metterci 5 euro dentro alla busta arancione e vedrai cosa succede. Immediatamente, guarda, non c'è neanche. Sì, ma che multa faresti tu? La multa giusta è quella svedese da 500 euro in su, però al di là della multa è interessante. È interessante che, l'azione commessa, insomma. È interessante, scusa, che cosa? Che è il metodo con cui si contrae il consumo di prostituzione. Dunque, uno dei punti fondamentali è questa roba qua. Ora, la questione della pornografia, tu come la vuoi eliminare la pornografia? Come la vuoi eliminare? Io ho il programma del Popolo. Sì, ma come la fai a eliminare la pornografia? Un attimo, 65 proposte programmatiche sulla pornografia, semplicemente. Per utilizzare i siti porno bisogna registrarsi con documento, esattamente come bisogna fare con i siti porno. Cioè, non ho capito che cosa bisogna fare con i siti porno, non ho capito. Registrarsi con un documento. Ma voi siete matti. È facile. Guarda, già adesso se vuoi scommettere online. Sì, ma tu la elimineresti proprio la pornografia, questo è il punto. Lo ripeto, questa è la proposta programmatica del Popolo della Famiglia. Ti registri col documento, nome, cognome, ci metti la faccia. Sì, questo non è male. Ma ragazzi, ma di che sta parlando? Ma c'è già il consenso del coso? C'è già il consenso? No, non c'è nessun consenso. Ma sì, hai più di 18 anni o no? E vai, dai. Ma che registrarti? Ma uno può tranquillamente col minore utilizzare, se è un genitore, tutte le precauzioni per entrare in un computer e no, basta, dai, mio, come no? Sì. Che adesso c'è l'accesso dei bambini di 10 anni. E quella è colpa e responsabilità dei genitori, che c'entra? Ma allora fai fare questa proposta molto semplice del Popolo della Famiglia. Sì, non è male questo. Con il documento. Ma no, a me non piace non questa roba qua. Io sono d'accordo con le cose che dice in genere Adinolfi, ma questa mi sembra una cosa molto corretta, anche che aiutano un po' i genitori che non è che possono stare 24 ore. Sì, ma fosse per te andrebbero proprio chiusi i siti, tu una volta no, hai detto. Chiusi, no, ma certo, per me bisognerebbe impedire l'accesso, ma se vogliamo. No, impedire proprio l'esistenza, concreta, impedire l'esistenza. Certo, l'esistenza io non posso impedirla perché non sono sui server americani, posso però, impedire l'accesso. Però tipo, fosse per te un paese dovrebbe impedire l'accesso, come succede in qualche paese, peraltro esatto, dittatoriale. In alcuni paesi, ma se vogliamo trovare una soluzione intermedia che sta con un articolo di legge di un articolo 1 per registrare questo elenco di siti occorre un documento anagrafico. Ma guarda che la pornografia spesso è un metodo per conoscere il sesso o per 10 anni mi ma che c'entra molto 10 anni del metodo, a 10 anni ma a 10 anni il metodo mi preoccupa ma a 10 anni molto, è la responsabilità ma che c'entra dai figli, si forma purtroppo su quei siti devono essere bloccati almeno per l'accesso ai minorenni. Dunque vi registrate, no. Mettete il vostro documento e se volete vi fate tutto quello che dovete fare, se no niente. Senti, anche per te, anche per te Mussolini fece delle cose buone? Io penso che Mussolini delle cose buone ha fatte oggettivamente, ne ha fatte altre di gravissime. Cioè, quali sarebbero le cose buone oggettivamente fatte? Non ho capito. Ma io credo che una qualche evoluzione del sistema italiano complessivamente dal punto di vista della bonifica, quello è stato sicuramente un atto positivo. Se oggi tu vai, io sono candidato alla Lina, quindi sono tenuto a No, però spiegami sta cosa, non ho capito che cos'è Pina, che ha fatto. Ragazzi, sapete che cos'era la Pina quando prima del Duce? Era una palude salmata. Poi che ha fatto di buono? Ha elevato l'alfabetizzazione dei
degli italiani, che è un popolo col 95% di analfabetismo. Ma alla fine del cancere. No, questo è gravissimo, infatti. Certo, non parlare con me come non una persona che non è consapevole. Aspetta un attimo, fermo che ti richiamo, fermo che ti richiamo, aspetta, fermo, fermo. Non vorrei che si creasse l'equivoco. Io non è che ho difeso la poligamia. Io ho detto semplicemente. Aspetta. Secondo il diritto islamico, ma che c'entra? Che si verifichi la poligamia, le donne devono essere d'accordo. Ma dai, non è che Mario, siamo arrivati. Mario, siamo arrivati al paradosso. Siamo arrivati al paradosso. Ma che non pare... è così. No, voglio spiegare a Mario. Il principio del diritto islamico. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Hai detto che siccome c'è il consenso della donna potrebbe essere anche accettabile. Rispetto alla vulgata che viene in genere raccontata, la precondizione di diritto. E allora che cambia? E che cambia? E che cambia? È che le due donne e che cambia? Siano d'accordo e che cambia? Che l'uomo cosa, le possa e cosa mantenere. E cosa cambia? Cosa ma cambia? Cambia che io comunque non sono ma cosa cambia? Poligamia, cioè, siamo arrivati all'assurdo, scusami, Mario, sto parlando lo con Mario. Sento in difficoltà, Davide, cioè, un po' in difficoltà. No, siamo arrivati al paradosso che David Parenzo, di religione ebraica come è noto, difende i musulmani poligami. Ma che difende i musulmani poligami? Difende secondo il diritto islamico i musulmani poligami. C'è una follia. Ho spiegato la norma del diritto islamico. Ma chi se ne frega? Esagerando nello scivolamento relativismo. Prevedo, la norma del diritto prevede due condizioni. Ma chi se ne frega? Ma sono due cose ridicole. Uno, che l'uomo sia in grado di mantenerla. Ma guarda che uno, che l'uomo sia due, che le donne siano d'accordo. Che è già una vergogna il fatto che l'uomo sia in grado di mantenerla, cioè di per sé come principio. Che prevede una società. Sì, ma non riesco. Perché non ti limiti a dire che è una cosa vergognosa la poligamia, punto e basta? Hai sbagliato. Consiglio la rilettura del Talmud, Davide. Ma certamente quello viene letto costantemente. Allora, voglio dire però che stavamo facendo l'elenco delle cose positive del fascismo fatto da Mario Adinolfi, oltre alle paludi, oltre a che cosa, le opere pubbliche. Beh, tu sai che per esempio l'assicurazione invalidità e vecchiaia, cioè l'introduzione del concetto di pensione, il concetto del 23, una legge del 23, lo sai bene, immagino, no? Scusami, la tutela dei lavoratori infanti e delle donne. Ma l'Hector avrà detto buongiorno a qualcuno prima di mangiare. No, non è una cosa, è un sistema di norme, alcune delle quali sicuramente importanti e positive di evoluzione. Ma negare questo è negare l'evidenza. Dunque, cioè, Mattarella dice una stupidaggine. Non sono certamente un fascista che deve difendere quello sicuramente. Il fascismo, quindi oggettivamente se c'è l'assistenza ospedaliera ai più poveri lo si deve alla legge del 23, se c'è l'assicurazione contro la disoccupazione il primo sussidio lo si deve alla legge del 26. Dunque Mattarella sbaglia quando dice che il fascismo non c'è un fascismo buono. Io credo che Mattarella abbia forzato il concetto e che esistano cose, ripeto, dell'apparato normativo dell'era che va dal 22 al 43, che è assolutamente da sottolineare positivamente. C'è da segnalare, non Mario. Non una, è un apparato normativo complesso. Gli assegni familiari nascono nel 37, è la prima volta che vengono istituiti nel mondo. E l'anno dopo ci sono le leggi razziali anche. Ma è pessimo. Il fascismo nasce sulla violenza. Gli assegni familiari sono una cosa buona, capisci? C'è da segnalare, passando ad un altro argomento, Mario, che si è candidato con il Partito Democratico come Tommaso Cerno, che come sai è omosessuale dichiarato, direttore di Repubblica, ha anche detto che fosse il primo italiano che sceglie di portare le sue battaglie culturali dai diritti civili alla libertà di pensiero dove possono diventare realtà. C'è uno dei simboli della lotta per le coppie gay, per l'unione civile eccetera eccetera, entra in Parlamento perché non è la prima benissimo. Volta benissimo. Devo dire che Cerno è sempre stato uno dei più blandi su queste lotte, diciamo. Ho letto invece un'intervista piuttosto inginocchiata a Renzi il 10 dicembre, ecco, questo era più interessante come elemento. C'è un'intervista molto prona, stranamente prona, perché Tommaso io lo stimo, ho fatto molte trasmissioni, cioè non è un esponente di quella che tu chiami lobby gay, non è un mondo, non è il mondo LGBT, anzi per certi versi è stato sempre uno molto corretto nella riflessione anche da giornalista e da direttore. Quello che mi ha impressionato è che aveva una posizione molto antirenziana, facevamo delle trasmissioni molte da me lo ricordo anch'io. E improvvisamente a fine dicembre è diventato renziano. Ora forse abbiamo capito una cosa in più e mi dispiace perché perdiamo se non è un buon giornalista. Questa è la sua opinione, che deve fare? Ha sempre avuto le sue posizioni, ha fatto il giornalista e adesso porta le sue. Ma non, cosa c'entra renziano antirenziano? Lui sta dicendo che prima attaccava Renzi e dopo ha fatto un'intervista a 10 dicembre.
dicembre a favore di Renzi. Può averlo attaccato su alcune singole cose. Scusa, ma se lui si è fatto. È stato ferocemente antirenziano, credo, con una qualche ragione. Adesso faceva interviste così. Ha fatto il suo mestiere valutando caso per caso come si deve fare. Ma insomma, ma che sei l'avvocato del Cerno? Non ho capito. Ma dico una cosa di buon senso, no? Ma no, ormai l'avvocato del diavolo, Davide, deve difendere qualsiasi cosa indifendibile. Vabbè, senti, anche, Grasso è a favore dell'adozione delle coppie gay, hai visto? Sì. E fa un altro errore colossale, insomma. Non è il primo, peraltro, del presidente Grasso, per cui un errore colossale. Senti, ma esistono, secondo te, i suicidi dei gay, oppure in quanto gay, oppure sono tutte cose esagerate dai media? Ma esiste la tragedia di tanti suicidi in Italia, purtroppo, tanti, tema che mi tocca molto personalmente, quindi lasciamo stare questo argomento. Le ragioni per cui una persona la vita possono essere di diverse nature, insomma. Perché ti riguarda personalmente? Non ho capito. Perché la mia unica sorella si è suicidata, quindi io conosco molto bene questo argomento, e quando ti dicono si è suicidato per, c'è la traduzione del suicidio rispetto a un problema o una questione che magari è accaduto, molto spesso è un racconto almeno parziale, ecco, di quello che è accaduto. Per cui quando uno dice gay che si sono suicidati eccetera, tu non ci credi mai? Ci credo molto poco, ripeto, con tutto il rispetto che evidentemente ho e provo per tutte le persone che si tolgono la vita. No, beh, questo è chiaro, però secondo te quando uno legge un gay si è suicidato perché bullizzato eccetera eccetera, che citatemi un caso, perché se me ne citate magari ne parliamo, ma non mi sembra che sia il caso, per esempio, di questo paese. Non mi risultano in questo paese, anche delle una persona, un nome, un cognome, cioè non ci sono stati suicidi di persone questo gay, non perché è un paese omofobo, questo non è un paese che bullizza i gay, è tutto il contrario, esattamente il contrario, è un paese che magari bullizza gli obesi, ma non è un paese che bullizza i gay. Cioè tu sei più discriminato dei gay? Io non io, cioè no, tu un ragazzo di 17 anni. No, una per il tuo peso. Di scuola superiore pesa 100 kg, verrà infinitamente più bullizzata di una ragazza che si atteggia omosessuale della stessa età nella stessa classe. Beh, anche, assicuro. Io sto dicendo anche tu, in quanto per il tuo peso sei molto più bullizzato. No, perché io ho la pelle grossa, non è il problema per me. È un problema magari per una ragazzina adolescente. Cioè, di tu sei ancora, anni, sei ancora convinto. Una disfunzione ormonale, magari, ancora un problema endocrino. Questo sì, quello è un problema serio. Tu sei ancora convinto che bisogna in Italia abolire l'aborto? Cancellare l'aborto? Io vorrei, se il popolo della famiglia ottenesse il 50% dei voti e governasse con un monocolore, abolirebbe il giorno dopo la legge 190. Ma ragazzi, ma non è possibile. Meno male che sono cose allucinanti. Dai, come si fa a abolire l'aborto? Se uno fa un figlio, fa un figlio. Se non io vuole fare figlio. La principale emergenza di questo paese si chiama natalità, non nascono i bambini. Ma non è che puoi imporre alla gente di fare i bambini. A decine di migliaia. Cioè, secondo te una donna che domani va in ospedale per abortire, secondo te è un'assassina? Cioè, una donna che decide domani di andare in ospedale per abortire perché non vuole quel figlio, per mille motivi. Credo che il medico che pratica l'aborto sia un assassino, sì. E lei? Lei è una persona che forse non ha colto pienamente quello che sta Ma che ne sai, mica stai nella sua testa, l'assassino, ripeto, se la domanda è c'è l'assassino, sì, c'è l'assassino di quel bambino. È il medico. Chi opera l'assassino è il medico, grazie a Dio il 70% dei medici e obiettori di coscienza in Italia purtroppo non lo fa. E dunque questo spiega perché quando si fa il giuramento di Ippocrate si giura anche che non si darà mai nessun medicamento e provochi l'aborto nell'eutanasia. I medici vanno, secondo te, nel tuo mondo ideale, naturalmente, nel mondo dominato e guidato dal popolo e dalla famiglia, i medici che praticano l'aborto andrebbero cacciati dall'ordine dei medici? Assolutamente sì. Una roba incredibile. Vabbè, ciao. Perché Mario. Il giuramento di Ippocrate lo dice chiaramente da 2500 anni. Viva la pornografia. Ciao.